Sì, io so benissimo che la Roma al completo per me è la squadra più forte del campionato, lo sapevo anche in Coppa Italia, quindi ero convinto e contento del fatto che avessimo fatto un'impresa andare in finale contro una squadra così forte. E oggi mi dispiace, ancora di più oggi sono orgoglioso di quello che hanno fatto i miei ragazzi in queste 10 partite. Non so, ma mi viene proprio naturale volergli ancora più bene e quindi fa parte del calcio, fa parte dello sport, dobbiamo rialzare la testa. L'unica cosa che mi dispiace veramente è aver preso il 3-1 subito inizio del secondo tempo e poi la squadra si è sfaldata. Ecco, quello è il mio dispiacere più grande. Per il resto io ragazzi li voglio bene e continuiamo a pedalare forte. Mister, sottolineando tutto ciò che ha detto lei, concordo in pieno. Se andiamo a cercare qualcosa, forse un pochino più di grinta. Sì, se oggi andiamo a cercare qualcosa c'è tanto da cercare perché siamo stati morbidi, molli, soprattutto appena preso il 3-1. Non vorrei che nella testa magari sai, viene da un 5-0, da un 4-1, oggi pronti via, beh, di nuovo in vantaggio contro una squadra così forte, uno pensa che siamo già a quel livello lì, forse abbiamo pagato quello inconsciamente, però la percezione mia a fine primo tempo, anche da quello che respirava lo spogliatoio, era la voglia di pareggiare questa partita. Poi dopo è preso il 3-1 dopo 30 secondi e noi ci siamo scaldati completamente. E come sta Caprini che è uscito all'intervallo e quando torna Cognetti che anche oggi non era tra i convocati? A Caprini ora valuteremo, già nel riscaldamento aveva un fastidio, era in dubbio se giocare o no, poi a fine primo tempo mi ha detto che non ce la faceva più perché ha sentito indurire il flessore, quindi va valutato e Cognetti penso sia una questione di una settimana, massimo 10 giorni dovrebbe rientrare. Mister, io le volevo chiedere anche l'approccio mentale, che un pochino mancato nel secondo tempo, come avete sottolineato dopo il terzo gol preso. C'è stata anche una mancanza proprio di fisicità, cioè sono calati fisicamente questi ragazzi, quindi c'è stato anche questo discorso che ha influito sul risultato pesante come bilancio. Ma io non credo sia un aspetto fisico, credo sia veramente mentale, sia molto mentale, abbiamo perso le distanze, non siamo stati più squadra e contro di loro questo si enfatizza in maniera incredibile perché sono la squadra probabilmente più forte, quindi ce l'hanno enfatizzato ancora di più. Penso che sia molto, molto mentale e più che fisico, ecco, perché se vinci 4-1 a Milano su un campo brutto, facendo quella partita che hai fatto, io non credo sia fisico, è stato proprio mentale. Ci poteva stare il rosso a Graziano sul 2-1 con quel fallaccio su Diakite? Ma sinceramente non lo so, qualcuno credeva di sì, l'ho visto a malapena. Sì, lo dico io, ci sta. Quello avrebbe potuto cambiare tanto, però è inutile, dai, oggi parlare dell'arbitro non mi sembra proprio il caso. E basta, ci fa bene questa roba qui, ci fa bene perché ci deve far crescere tanto. Tanti ragazzi devono capire che è dura star lì tutte le partite, ma per giocare a certi livelli bisogna star lì tutte le partite, se no poi si paga questo sport. E il viaggio continua. E il viaggio continua alla grande, certo. Grazie. Grazie. Grazie.